chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Adesso faremo una prima spianatura della testa per poter poggiare il plexiglass sopra e poter misurare il volume della camera di combustione. Queste prime operazioni ci serviranno per dimensionare giustamente i pistoni e per capire come fare ad ottenere il rapporto di compressione che vogliamo andare a ottenere. Vorremmo lavorare la camera di combustione all'interno per migliorarne la fluidodinamica. Per fare questo dovremo capire quanto fare alto il naso del pistone, quindi per ora è solo un'operazione preliminare. Perfetto, adesso abbiamo ottenuto il nostro piano che è abbastanza preciso per poter poggiare sopra plexiglass e quindi poter misurare i volumi delle camere di combustione. Anteriori, possibile? Sì. Possiamo cominciare poi a attaccare un po' il piantone. Dell'acceleratore. Stiamo per esinare lo spoilerino del 127. Cosa consiste? A mettere i fogli di vetro con la resina. Mettiamo due strati con qualche rinforzo. Thank you.
Guarda che cruscottino che t'ha fatto. Beh, alla fine, mancano i sedili, cioè sedili sportivi. Facciamo il castelletto, sedili sportivi. Freno a mano idraulico. No, ma gli interni di sto colore non ci avrei scommesso un euro, invece stanno da Dio. Belli. Questi sono stupendi. Tipo 124. 124, no? Esatto. Sì. Mi piace questo abbinamento nero opaco. Bellissimo. E puffo. Ah, tra l'altro sono arrivate anche le gomme, no? Sono arrivate anche le gomme, sì. $175, 50, 13. Abbiamo scelto il 13. Hai sentito? Sembrano belli. Belli, dai. Molto belli. Gommiamo i cerchi o cerchiamo le gomme? Modalità bambini come al solito. Devo fare il gommista, invece. Sembrano grossi questi cerchi. Belli. È anche elegante nel suo... E pensavamo che questo puffo qui fosse un po' troppo... Ma gli interni così fanno più eleganti. Manca parafanghino nero. Non... No, no, è bello. Ma io avevo paura che sembrassero piccoli i cerchi da 13, invece... No, invece riempie. Pure le gomme. Un'altra che sarà difficile vendere. Questa qua la usi tutti i giorni per andare a fare la spesa. Lo dicevo pure della 106, di tutte. Non ci vai mai a fare la spesa. Ci provo. Finisco sempre in montagna. Questo parafanghino qui, cos'ha di bello? Che non è quello, c'è una versione che è esagerata, che devi mettere anche lì stanziale. Invece col cerchio d'assetto vedi che praticamente riempie già tutto. Sì. E anche con i bracci originali, cioè con la misura del braccio originale arriviamo lì. Bella, mi piace, sì. Sono convinto del colore. Ero convinto già da prima, però adesso a vederla, quando ci sarà il suo baffetto davanti, l'alettoncino sul tetto. Mm. Riuscirai a domare tutti questi 90 cavalli. Allora andiamo a finire di saldare, qui avevamo già iniziato. Questo è il trapezio originale del 127-112, dove andiamo a sostituire i gommini con queste boccole qui saldate, dove all'interno poi mettiamo a pressione l'uniball tenuto da un siger, in modo che se l'uniball dovesse prendere del gioco si possono cambiare. Questo qui è il braccio che si può utilizzare anche in versione gruppo 2. Ne abbiamo anche una versione tubolare con la convergenza regolabile, però per l'uso che poi farei test stradale sicuramente questo qua è quello più duraturo. Una volta si usavano i freni della Ritmo 130, ora trovarli, se devi fare una macchina in fiche de rally sei obbligato a mettere quelli, però non li trovavamo. La soluzione che si usava all'epoca, non da rally, però per far frenare di più la 127, erano i dischi e le pinze della Uno Turbo. Anche quelle introvabili. Allora, qua abbiamo provato ad abbinare una pinza Fiat, di derivazione sempre Fiat, ok, con un disco autoventilante. Quindi adesso dovremo andare ad accoppiare il mozzo 127 con questo portapinza e questa pinza dei freni qua. E ovviamente anche il disco. Probabilmente dovremo fresare il portapinza in modo da poter allineare perfettamente il disco e pinza. Sono più grossi di diametro perché sono dei 2,40 e a noi non ci stanno dentro il cerchio da 13. E li andremo a ridurre anche di diametro. Quindi metteremo il portapinza sulla fresa, i dischi sul tornio e cominceremo a vedere se riusciamo a fare questa operazione. Va bene. Sperando che poi freni. Dai. Ancora.
Abbiamo già tornito un pochino il disco, però non basta ancora. Proviamo così. Siamo a 2.31 invece che 2.27. Allora come l'originale. Eccolo lì. Però, perfetto. Geneva Plu, com'è? Avevo già un bar, anch'io facevo la barista come lui e noi ci conoscevamo da sempre, poi da cosa nasce cosa e allora poi niente, è scoppiato l'amore e ci siamo messi insieme. Mi ha passato la passione per i motori, per le macchine, io l'ho sempre aiutato in officina, poi però dovevo trovarmi anche un lavoro anch'io, allora ho iniziato a fare grafica, a fare adesivi, così almeno uniamo i due lavori. Alessandro vedeva sempre i video di Davide e sarebbe sempre stato interessato a fare una macchina, a fare comunque qualcosa con Davide. Guardava i video e gli dicevo, dai, manda qualche cosa, mandagli una mail, manda qualcosa. Dico, tanto provare, si può sempre provare. Siamo riusciti a convincerlo, finalmente gli manda la mail o un messaggio che fosse. Tempo zero, squilla il telefono, rispondo, mi dice, sono Davide. Al che ho sgranato gli occhi, dico, guarda che Davide, no? Gli ho passato il telefono, allora hanno iniziato a parlare e a decidere quando si sarebbero potuti incontrare per poter fare la prima macchina. Finalmente è arrivato il giorno giusto e ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a decidere la macchina da fare e allora da lì abbiamo iniziato tutto. E poi adesso finalmente siamo anche alla seconda macchina e speriamo di continuare questa collaborazione che ci divertiamo tutti quanti. Mio nonno aveva un 127, mi ricordo che partivamo da casa e andavamo fino a Rimini con questo 127, che se ci penso adesso era un viaggio. Allora si partiva al mattino, era proprio il viaggio della speranza perché si partiva con calma e si arrivava a Rimini alla sera. Eravamo contenti, felici con questo 127, cantavamo io e mia nonna tutto il viaggio. Mi piace il 127, ho scoperto che è proprio la mia macchina e mi piace. Oltre ad aiutarla in officina, l'aiuto anche nell'organizzazione delle gare, perché abbiamo in mano questa scuderia, organizziamo le gare. Diciamoci che lui forse avrebbe anche voluto che facessi qualche gara, ma io ho sempre avuto magari un po' di timore, un po' di paura, allora non gli ho mai dato questa soddisfazione. Però l'aiuto nell'organizzazione, io organizzo soprattutto la logistica degli alberghi, dei ristoranti. Vabbè sì, cioè abbiamo la storica che è la Mignano e Gogiovi, e i Giovi sono il nostro punto d'incontro, mio di Alessandro, perché comunque diciamoci che dopo una gara è iniziato anche un po' tutta la nostra storia, quindi dobbiamo dare anche merito a quella gara lì, se è nato tutto. La Mignano e Gogiovi per noi è la gara di casa. 40esima edizione, nonché l'anniversario, la rievocazione del centenario di questa gara storica, il 1922, la Ponte Decimo Giovi, una gara a cui hanno partecipato nomi di spicco, da Nuvolari, Ferrari, Munari, è stato uno degli ultimi vincitori. Gara che non mai più avrei pensato di riuscire a vincere perché non si addice alle qualità, alle prestazioni della mia vettura. Rispetto a una Sport prototipo i cavalli sono tanti di differenza e con le Sport, con le Osella, riescono a sfruttarli tutti i loro cavalli. Dopo tanto siamo riusciti anche a vedere un po' Davide all'opera con la sua X19 dopo il test che abbiamo fatto in pista a Modena. Oggi portata su una strada di montagna che sicuramente cambia rispetto alla pista. Fa caldo?
non ho dormito niente, le solite cose. No, no, è tosta, qua dentro. È tosta e la strada è tosta, non l'ho provata mai, neanche col doblò ieri sera, niente. Però, bella gara. La vettura si è comportata benissimo, Davide altrettanto, dice che non di non sapere, però il tempo dal camera car si è visto ed è un tempo ottimo, quindi speriamo che abbia un po' di tempo anche lui per togliersi qualche soddisfazione quest'anno. Un po' una situazione fortuita, anche un po' la pioggia, un po' il fatto che la prima manche sono riuscito a salire bene senza prendere penalità e siamo contentissimi perché abbiamo portato a casa una vittoria assoluta nella gara di casa, nel trofeo intitolato a mio papà. Polini Alessandro vince anche il trofeo dedicato a Bruno Polini. È stata una bellissima giornata, sia per me sportivamente che come organizzatore, che come preparatore. C'erano parecchie macchine nostre. Spero nel mio proseguo della stagione che sia altrettanto soddisfacente come questa Mignanico Giovi. Gli altri tre l'ho già preparati. Chiudiamo l'ultimo ammortizzatore, ok? Così poi ti faccio vedere tutta la parte di assetto che abbiamo costruito, bracci, ammortizzatori, top mount e tutto il resto. Ok? Yes. Qui abbiamo preparato i nostri steli, i nostri corpi ammortizzatori della lunghezza giusta per come pensiamo di voler la macchina finita in terra. La guida a stelo, questa. Andiamo a mettere il suo R di tenuta, paraolio. Ok. E la ghiera che tiene il tutto. Allora, sono anche regolabili in taratura, Davide, tramite questo registro qui, ok? Ora li mettiamo sul taratore e vediamo la taratura che ci danno, quella che abbiamo impostato. Ora sono tutti svitati, quindi tutti morbidi, ok? Poi andremo eventualmente a indurire quanto ci interessa a noi. Ok, ci siamo. La taratura è quella giusta, di base che ci interessa a noi. Allora, Davide, qui abbiamo il kit sospensioni del 127, versione gruppo 2, noi lo facciamo stradale, vai. Top mount anteriori con l'uniball, ok? Bracci anteriori con l'uniball sia dal lato scocca che il passaggio da barra stabilizzatrice. I biscottini che supportano la barra stabilizzatrice. Passando al posteriore, qui abbiamo il top mount posteriore che viene montato senza modificare niente sulla scocca. I bracci posteriori, qui noi abbiamo fatto una modifica dove andremo a eliminare la balestra posteriore, perché abbiamo le molle anche sull'ammortizzatore posteriore. Chiaro. Ok? Il braccio rimane lo stesso, non c'è da fare nessuna modifica. Abbiamo sallato le boccole per poter mettere gli uniball sui bracci. Cominciamo a assemblare, così se riusciamo finalmente vedremo la macchina appoggiata in terra. Benissimo. Ok? Non c'hanno un verso giusto? Abbiamo aggiunto un cuscinetto reggispinta per la sterzata. E qui, vabbè, l'uniball ovviamente per far ruotare, per far muovere al meglio la sospensione. Stiamo mettendo su adesso il braccio, ok? Abbiamo fatto le boccole,
da battuta per l'uniball. Ok, mm-hmm. Qui normalmente ci sono i gommini, ci sono. La facciamo il più sottile possibile per portare un po' avanti e da dare un po' di incidenza. Mm-hmm. Ok? Poi quando andiamo a provare, vediamo un po' come va bene. Però solitamente portando le ruote un po' più avanti, dando un po' più incidenza, la macchina prende un po' di stabilità. Più. Sì. Eccoli, perfetto. Ok, ora vado a preparare tanto le boccole per qua dietro, la boccola di fermo qua, il dado, mettiamo sul mozzo, diciamo che la parte anteriore è pronta. Possiamo poi fare almeno il passo anche preciso, la misura precisa con l'uniball, quando poi la squadreremo tutta abbiamo una regolazione in più. Proviamo? È figa anche senza gli allargamenti. Ma non è tanto largo come cerchi, vedi? No. Vedi col 7 stai nel parafango. Qui davanti problemi non abbiamo perché ci mettiamo un distanziale da 1,5 e dietro anche. Molto figa. Quindi quei parafanghini, man. La drizzi di un grado, sei a posto. Quanto è? 2,2. Trovi. 2-2 sarebbe l'idea. Guarda un po'. Da? Ma dietro non si può guardare. Ma da quando li metti i distanziali? Dalla scuola da gara ce l'hai da quella misura lì, 1,5-2. Ma qua se mettiamo 1,5. E dietro 2. Ma di più no. Se ci sta da 2, come sta da 2, di più belì. Mi sa che figa pure così, eh. Davanti va bene. Guarda un po'. I vetri. Piace di più? Eccolo lì. Sembra fin bello massico il vetro così. Ci va come un dito nel naso. Eccolo qua. Quando uno c'ha degli amici scemi, vedi? Non si diverte a fare tutti questi affari qua. Ok. Vediamo un po' se Francesco ha fatto un bel lavoro. Quanto tempo ci deve stare così? Per... Normalmente ci deve stare 2 giorni. 2 giorni? Una giornata e mezza, 2, dipende un po'. Vai, vai. Piano piano, ecco così già. Ecco. Eccolo lì. A lei l'onore, dai. Ta-da! Oh. Yes. Bello. Bello, eh? Questo bene. Abbiamo detto nero. Tutto nero. Tutto nero. Speriamo che ci stia. È veramente uguale comunque. Eccolo qua. Bam. Abbiamo tribolato, sai a farlo. Martini Resin. Non sarebbe male, su due posizioni, uno e due. Sì, così. E solitamente fanno la gobba qua a mezzo. Infatti dovresti metterci tutto il masticone poi sotto perché non vibri. Proviamo un po' così, quindi dovrebbe aderire molto meglio. No, questo nero, parafanghini neri. Labbro nero. No, ma mi piace come viene, lo so che mi piace. È che poi quando vedo che... Volevi mantenere i parafanghi originali, te? Il risultato finale mi piace molto di più col passarò da largo.
però non devo sapere che per farlo abbiamo dovuto tagliare questo. È una cosa mia, è un blocco mentale mio. Vatti a fare un giro con l'X quando arrivi. Quando arrivi non te li faccio trovare la macchina senza parafanghi. Sì, un bel po' interni. Queste dimensioni gomma sono le stesse. 7x13, sì. Le nostre espansiono un po' di più, le gomme. Saremo lì. Questi qui, pensa che questi qui dietro erano proprio i cerchi del gruppo 2. Va bene? Andiamo avanti. Specchietti, mettiamo due specchiettini così. Allora, io ce ne avrei due, ma sono cromati quelli che ho io. Quindi se ci vogliamo mettere i taloni così neri come tutto il resto, eh. Va benissimo. Beh, smonto il motore a questo, manca mettiamo te, la mia e sta a posto. Facciamo prima verniciare questa blu. Infatti. No, ma voglio mettermela a posto. Non può rimanere così questo. No. L'unica che rischia... Moretto, ce li lasci. Mi piace un d'amore. Che tamarro. Non ti piace? Che tamarrone. A me piace senza. Madonna, mi piace a me invece mi ha sempre fatto. E sti cerchi qui. E ma Magnesio quanti anni c'hanno però? Te lo saprò dire la prima volta che accelero se si stocca o no. Ti saprò dire gli anni. Quei cerchi in Magnesio. Sì. Vabbè. Andiamo va. Così ecco, un distanziale dietro da? 1,5. 1,5. Ma il braccio è ancora da far uscire di un centimetro. Quindi poi il distanziale basterà 0,5. Poco distanziale. Per stare così. Sì. E davanti? Davanti ce n'è da 1,2. E quello rimane. Va bene. Anche come altezza... Dietro sta bene. Dietro è bassissima, forse si potrebbe anche alzare. Ma... No, poi oltretutto vuole la marmitta su una parte. Vuole, io voglio. No, lui vuole la marmitta su una parte. Lui vuole la marmitta da una parte. Sì, gli sciacquoniamo un parafango e un sottoporta e ce l'incastriamo lì. No, così mi piace, guarda com'è. Così è perfetto. Sto parafanghino nero e sto azzurro. È il suo. Cerchio, è bellissimo, sta benissimo. Ci sembra molto più grande. Sì, sì. Va bene, prossimi passi. Proseguiamo con l'impianto frenante. Facciamo tutta la tubazione, ok? Sì. Frena mano idraulico, niente, poi rimane la parte motore cambio. Sarà lunga ancora. Sarà ancora, ce n'è ancora un po' da fare. Sì. Andiamo Roy, dai! Andiamo! Dai! Andiamo! Ok. Buon Raffaele D'Angelo, anche quest'anno, pur non facendo una macchina, ci ha aiutato lo stesso e ci ha mandato le bielle. Quindi alla fine abbiamo potuto adottare le stesse della 500, giusto? 124 mi pare di misura. Pari. E c'è un po' di D'Angelo anche nel 127. Va bene, ottimo. Perfetto. Visto? I nostri capolavori. Di chi sono quelli? Di un cretino. Cosa abbiamo di bello? Una cosa grossa. Sì. Grossa che arriva da D'Angelo, quindi occhio e croce sono i collettori. La marmocchia. Questo è tutto vuoto, vedi. Eccolo qua. Wow. 2 in 1. 4, 2, 1. 4, ma bello lungo il 2. Sì. Vedi il problema poi di questa tipologia di motore? Che il collettore è suddiviso, vedi, in mezzo col collettore d'aspirazione. Quindi per quello quindi vanno montati. Quindi montarlo, fare un premontaggio, vedere che combini giusto. Questo per il condotto. Sì. E se lo monti spostato tanto come niente, qui si viene a creare un gradino che per i flussi non è di certo una cosa ottimale. Ecco. Quindi vanno montati praticamente insieme. Montarli a fare un premontaggio, qui ci penserà Corrado. Questo con l'aspirazione, mettere tutto bene, lo marchi, vedere dove effettivamente va a toccare, se c'è da molare, smussare un pochino. È qua, fai presto a perdere un cavallo, un cavallo e mezzo.
Perfetto. Se no, si sgomma pure oggi. Giornata intensa. Vai! Marce avvicinato, quinta sfilabile, ok, molto bene. Potremmo procedere con l'apertura dell'originale, così controlliamo come è messo dentro questo e capiamo che è morte o morire. Bravo. Una brutta morte sarà. No, dai. Normalmente sul 127 gruppo 2 si monta il 4 marce, che è quello omologato in fish. In questo caso, visto che Davide ne farà un uso più stradale, mettiamo un 5 marce, così ha una marcia, diciamo la quinta un pochino, non dico da riposo, però un po' più lunga, ecco. Se no in quarta sarebbe sempre imballato, con i 150 cavalli che usciranno dal motore. Apriamo un attimo, allora adesso qui non c'è più niente, lo giriamo. Allora, fra che abbiamo testine, immagino, sì. Testine sterzo e i tiranti della scatola. Siamo nella bratta. Chilometraggio oltre i 200. Questa è la cascata originale. Questa è la quinta. Ora vediamo un attimino la rapportatura anche del finale, cioè della coppia conica. Classiche, corsa 5 punti mi sembra che fossero. Abbiamo sempre il solito sgancio rapido. Ok. Ah, belle. Nere. Sì, sì, nere, nere. Che danno un po' meno nell'occhio. Lo sgancio, bello. Da imbullonare, per fortuna, sì. Che un periodo si trovavano soltanto da saldare sotto Covid, adesso li stanno rifacendo. Il volante come l'hai preso? Allora, volante abbiamo preso, se non ricordo male, appunto, semicalice. Sai perché ti chiedevo il volante? Perché guarda quanto allunghiamo il mozzo. Eh sì, bene. Se avessi preso un calice, esatto, rischiavamo di venire tanto col volante. I sedili abbiamo preparato le piastre e facciamo... Abbiamo, sì, messo le culisse abbastanza indietro, eh. Perfetto. Quindi questo con questo diventa praticamente un calice. Sì, sì, sì. Sì. Abbondante. Non è stato semplice trovarli, eh. Ci credo. Sono due DCNF da 40, verticali.
Questi sono quelli che si usavano sulla 127 gruppo 2. In certi casi arrivavano a montare anche i 45, 42, 45, però era poi tira troppo alta, non riusciamo a, per quello che ci serve a noi, più è pronta, più a coppia bassa da usarla sulle stradine di montagna come abbiamo qua noi o come hai tu. Secondo me sono i più adatti. Quindi insieme a loro. Insieme a loro, sì. Qua se non sbaglio. D'Angelo ci ha mandato. Eccoli qua. Tromboncini. Perfetto. Come me l'hai chiesti. E due. Ci siamo fatti mandare anche il regolatore di pressione, sia da filtro che da regolatore di pressione. E tutto abbineremo una pompa elettrica di quelle ad impulsi. Da mini di una volta, non queste, che sono quelle pompe che si attaccano e si staccano in base alla pressione, sono già tarate, sono quelle ideali per i carburatori, ecco. Adesso ci sarà da divertirsi poi a carburarla. E a vedere come aprire il cofano anche. Eh sì, per forza. Purtroppo la pecca del 127 è che quando chiudi il cofano, qua ci passa praticamente un dito, te lo chiudo. Che da fish non si può aprire. Da fish non puoi aprirli, e negli slalom ad esempio fai un po' quello che vuoi, ma in gruppo 2 non potevi toccare il cofano. C'era qualcuno che studiava di alzare un po' le mappe per alzare anche quei 5 mm in più e tutto fa. Però noi magari studiamo di fare una bella presetta d'aria sul cofano. Eh sì, qualcosa ci inventiamo. O forarlo o un convogliatore. Un convogliatore, sì. A volte sarebbe meglio la presa d'aria farla dietro, no? Che poi se l'aria se la chiamano loro da soli. Sì. Non da buttargli l'aria fronte marcia. Un po' sì, perché poi in diretta sarebbe meglio. Ecco, ecco, tutto al più proviamo a vedere un attimino. La facciamo una naca al contrario. Eh. Però una naca al contrario, oddio, vorrebbe anche... Siamo un po' sulla punta, quindi con la naca al contrario finiamo, è un po' quello. Cioè non è, se fosse al centro del cofano fai quello che vuoi, ma siamo a circa 30 cm dal cofano. Va studiata, sì. Sì. È arrivato anche il collettore d'aspirazione. Dobbiamo lavorarci qua, mi sa, però. Non poco. Ormai anche questo si fa fatica a trovarli. Hanno un vantaggio questo qua. Questo qui è una ristampa. Che li hanno fatti leggermente più bassi. Sempre per quel problema del carburatore sotto il cofano. Praticamente parte il tacco in mezzo, poi... Questo vanno entrambi così? Sì. Qui in mezzo c'è questo. Va montato così. Fa l'accoppiamento. Accelerare tutte e due le farfalle, tube benzina passeranno qua davanti. La parte di alimentazione ce l'abbiamo tutta. Molto molto grezzo. Sono grezzi, sì. Qua noi genovesi diremo qui c'è da rompersi il belino, però un bel po'. Allora, mano, misuri questo col calibro, ok? E ci fai il buco con quel centro lì. Cominciamo a stringere tutti i bulloni dell'impianto frenante, così mettiamo dentro l'olio, facciamo gli spurghi. È una cera, serve per marcare i bulloni, lo fai solitamente perché ogni bullone che marchi sai che l'hai tirato, l'hai stretto. E anche quando sei in campi di gara, dai un'assistenza, dai un'occhiata alla macchina in generale, se vedi che tutti i bulloni sono sui segni vuol dire che non si è allentato niente. Il contagiro lo mettiamo qua. Grazie al portachiavi. Talmente vecchio non funziona neanche la zip qua. Che cos'era poi? Porta spicci. Allora, freni. Vaschette dell'olio. Vai pompa. Pompa rain. Pompa rain. Qua perfetto. Stringiamo bene il bullone qua, finito. Allora, qui abbiamo i nostri carburatori da 40 di CNF Weber. Ora andremo a fare una piccola revisione delle parti che solitamente si usurano. Quindi le varie guarnizioni, la pompetta di ripresa, il filtrino. Ok, quindi cominciamo a smontarlo, veramente uno abbiamo già iniziato, l'altro lo teniamo intero e così ci ricordiamo come sono montati, perché sai, non sono cose che facciamo tutti i giorni. Nel minimo, andiamo a cambiare questi OR, questi qui, la membranina, che questa qua è secca, come... andiamo a mettere questa qua, decisamente più morbida.
cinta sulla superficie d'appoggio della guarnizione. Per fortuna questi carburatori qui non erano in pessime condizioni, ne abbiamo trovati sicuramente di peggio. Andiamo a dare una pulitina anche qua sulla battuta delle farfalle. Tante volte poi col calore, con gli anni o cosa, tirandolo sulle basette, sulle guarnizioni, tirano tanto i bulloni qui e si inarcano. Poi quando li vai a montare è facile che passi aria, che prendano aria, respirino. Darci una spianata leggera è sempre una bella cosa. Andiamo a mettere questi qua nuovi, con un po' di grasso di vaselina, va sul meglio. Oggetto di minimo. Questo è un condotto, lo mettiamo sull'altro. Qui abbiamo i due spilli che servono per la regolazione aria-benzina. Andremo a sostituire il suo R, come puoi vedere. Questo è quello nuovo, questo è quello vecchio. Vedi com'è molto più largo e più piatto. Quindi facile che non facesse più tenuta. Ora andiamo a montare i diffusori. In questo caso sono i diffusori diametro 30. Questi qui potrebbe anche essere che li dovremo andare a cambiare una volta che si andrà a fare la carburazione finale. Ora cambiamo i due rasamenti sugli spruzzatori della pompetta di ripresa. In questo caso abbiamo un passaggio benzina 2.5 qua segno. Quindi andiamo a mettere su questo. Ora cambiamo la membrana della pompetta di ripresa. Cambiamo lo spillo e qui dentro andiamo a cambiare il filtro, il filtrino. 175. Questo che andiamo a mettere è uguale. Allentiamo per togliere il filtrino. Non era neanche tanto sporco. Andiamo a montare la guarnizione. Ora andiamo a montare la guarnizione tra carburatore e tromboncini. Ecco qua. 1, 2, 3. Poi domani c'ho male schiena. Questo è il blocco motore del nostro 127. È un motore 1050 Fiat, 4 cilindri, 8 valvole e a sacca in testa. Su questo motore qua abbiamo adottato un'elaborazione stradale, senza andare a cercare potenze massime esagerate, ma mantenendo un'ottima guidabilità. Il blocco motore è stato affidato alle cure di Luca della RAM, che è una ditta specializzata nella lavorazione dei blocchi motore sia in ghisa che in alluminio. Utilizzano una speciale finitura controllata nelle canne che migliora lo scorrimento dei pistoni. Inizieremo con il montaggio dei pistoni nelle canne. Pistoni che ci ha realizzato la CPS su nostre specifiche e utilizzeremo delle speciali bielle che ci ha fornito l'officina d'Angelo e ora andremo a installarli. Pistone numero 1, lato distribuzione. Installati i pistoni, ora gireremo il monoblocco e inizieremo a installare le bronzine nuove nel monoblocco, dopodiché mettiamo l'albero motore e inizieremo il serraggio. Andiamo a installare i cuscinetti di banco e di biella nuovi. Usiamo un lubrificante di montaggio che ci dà Luca della RAM, è uno speciale lubrificante antigrippaggio, lo utilizziamo su tutto, di ogni parte che montiamo. A questo punto non ci resta che installare l'albero motore. Albero motore che è stato bilanciato e lucidato sui perni in modo da aumentare le scorrevolezze.
Ora iniziamo le operazioni di serraggio, che vengono fatte con coppie di serraggio diverse, prima coppia bassa e poi un'intermedia e la coppia finale. Questo sia per i cappelli di banco che per i cappelli di biella. Ok, stiamo verificando che non ci siano impedimenti, che il serraggio non abbia provocato grippamenti, ma è tutto a posto. Siccome dicono appunto che l'esperienza insegna, ci è già successo che con questa coppa qui, l'originale, dove c'è questo buco che è molto grande, per l'effetto di sciabordio, quando sei nelle curve, magari una curva in appoggio un po' lunga, la succhiarola rimane senza olio e partono le bronzine. Quindi andremo a creare uno sportellino qui con una mappa, quella da ferramenta classicissima, dove quando la macchina è in curva verso sinistra, la succhiarola praticamente gli rimane sempre l'olio perché lo sportello rimane chiuso. Quando farà le curve dall'altra parte, invece lo sportello si apre e tutto l'olio ritornerà di nuovo verso la succhiarola. Adesso saldiamo questi tre punti e poi andremo a posizionarla precisa in modo che funzioni. Abbiamo finito lo sportello. Il funzionamento è questo. Quando la macchina fa le curve da una parte, lo sportello si chiude e non fa passare l'olio in modo che rimanga tutto qui nella succhiaruola. Dall'altra parte, come vedete, si apre, ripassa l'olio e ritorna tutto di qua. Ed eccoci arrivati al pezzo forte della nostra elaborazione. È il pezzo che è stato modificato di più. È stato lavorato sia nelle dimensioni delle valvole, sia di aspirazione che di scarico, sia nella camera di combustione, migliorando sia la fluidodinamica che la termodinamica. Per far sì che tutto questo funzionasse a dovere, verrà installata una camma di Colombo Mariani, una camma dal profilo stradale ma performante. Ok. Verifichiamo nuovamente lo spessore della guarnizione. Perfetto, possiamo installarla. E ora procediamo a chiudere il motore con l'installazione della testata. Ora andremo a montare l'assa cam. L'assa cam, che è un componente importantissimo per determinare il tipo di erogazione che avrà il nostro motore. Dalle alzate massime, dai gradi di apertura e chiusura e dall'incrocio che ha la nostra camma, verrà determinato il tipo di erogazione. Diciamo che i ragazzi di Colombo Mariani ci hanno soddisfatto come al solito, con una camma che sembra essere un ottimo compromesso tra potenza e elasticità di erogazione. Montata la camma, montata la puleggia, ora procediamo a verificare il gioco di funzionamento, che sia quello che abbiamo regolato nel primo montaggio. Quarto cilindro in compressione, questo passa. Questo non passa ed è esattamente quello che dovrebbe essere. Ale. Oh, bene. Ci abbiamo uno degli ultimi pezzi. Guarda come lo taglio, eh. Bravo Marco Sarro. Bisognerà chiamare di nuovo perché ci cucia un sedile nuovo. C'è il terrore di aprirli. Occhio. Terrore. Gli ha fatto la stessa trama dei posteriori, sì, eh? Bello. Sì, sì. Il colore più o meno ha cercato di replicarlo più possibile. Quelli là con tutto il sole campeso. Vabbè, negli anni sono irreplicabili, però quando invecchieranno un po'. E che bello. Anche troppo belli. Bravo Marco Sarro, vedi? Ah. Vai.
scena madre. Che lusso, c'è pure gli scorrevoli stavolta. Questo se lo spostiamo come ci va. In base al sedile facciamo, ci mettiamo due rondelline qui, facciamo un po' di spessore, più su o più giù. E facciamo ancora un po'. Se riusciamo a farlo sì. Così un po' più basso, più o meno, dai. Ci siamo? Sì, dai. I pedali sono alti un po'. Però quello... Più che altro se riusciamo a abbassare tanto l'acceleratore. Quello lì piegarlo in là, verso il... In giù. Se il pedale del freno è duro duro, riesco a far così. Pedale così. Perché se faccio così, già tanto quanto, Ma il problema è proprio questo, se vado più giù di così, anche se volessi farlo così, punta d'acqua, non c'ha... Se gli pieghi l'acceleratore, batte prima e non accelera tutto, Abbassare un pelo là. Guarda, a sto punto, se già pieghiamo poco questo, un minimo. La voi piegata? Verso il freno. Ora un po', da? Dai, meglio. Almeno se ci vado sopra così, so che lo prendo. Anche la frizione, se ci mettiamo al posto del gomino, io qua. Ci ho messo un bullone. Che lo tenga più giù. Sì, così. Se sta tirando su, però, vabbè. Un po' sì. Aspetta, poi dobbiamo stringere dietro. Sarà meglio anche fare un pomo del cambio. Meno che guidi così. Faccio Però qui ci avresti anche la zigrinatura, così non ti scivola. Dai. Pomelli Polini. Pomelli? Polelli Pomini. Piace? Come se niente fosse. Te? Bene. Questo almeno 100 euro devi far pagare. Va bene, allora poi quando facciamo i conti. Le filettature. Exposiciones de sediles. Andiamo a provare la macchina? Andiamo. Partiamo dal camber, Simo. Ok, siamo a 2 gradi. E uno, leviamocene un po', sennò poi non traziona. Sì. Andiamo a 1,5, dai. Qua ci siamo, Simo. 1,3. Ora siamo a 0, la facciamo un filino aperta. Ci sei? Sì. 27,5. Ci siamo. Va bene. Perfetto. Proviamo il fatidico momento, mettiamo dentro la batteria, facciamo entrare in pressione l'olio. Ora poi quando sale la pressione dell'olio, che si spenga la spia, vai. Si è alzata? Sì, da 4. Prendo il booster. Proviamo? Al minimo?
minimo 1000. Mezzo, 2, 3. Questa era 5. 2000. 1000. 1000 così. Quanto è la temperatura dell'acqua? Quasi a metà. A metà? Quasi. Allora aspettiamo di vedere se si attacca la ventola. Ok. Parte. Senti come gira. Sì, da dentro non sentivo niente. Eh no. Com'è? Cattiva, oh. Madonna, sale cattiva, cattiva. Pensavo molto meno. Ti pensavi più stradale? Dici sempre che ti piacciono le macchine che fanno rumore? Ma infatti, va benissimo. Forte senza gomme, è come se non c'hai niente, certo. Vai piano che mi cago addosso, cioè. Freni? Esistono? Esistono, più o meno. No, 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 ma può essere la pastiglia. Siamo un bel po', pare non c'è benzina. Mi sa di no. Guarda un po' più che altro i freni. Stai frenando? Sì, poco. Quando molli non lo fa più? No. Ok. Quarta, metti in terza. Come la chiami non gli arriva di benzina. È magra, vedi che fiamme che fa. Non è neanche durissima, eh? No, no, abbastanza, abbastanza civile, sì. Partita, ma non frena, o meglio frena tutta dietro. Alessandro è scappato a prendere dei pezzi per fare anche la presa d'aria sul cofano, perché abbiamo la strada chiusa domani e solo domani per fare il test. Abbiamo da risolvere una marea di problemi e ovviamente il solito poco tempo per farlo. Trombetta più il nastro. Una delle differenze tra il gruppo 2 e una macchina stradale come la nostra, che è libera da regolamenti, è il poter permetterci di aprire delle prese d'aria sui cornetti di aspirazione qui dove sono i carburatori. La macchina gruppo 2 purtroppo, per chi ci corre, non può aprire delle prese d'aria sul cofano e questo impedisce ai carburatori di respirare bene, perché si trovano veramente quasi a contatto con il cofano montando quel tipo di carburatori, che sono i migliori. Noi possiamo perché non abbiamo nessun regolamento da seguire, quindi abbiamo scelto di fare una presa d'aria che non è la più graziosa del mondo, ma è molto molto utile, se non indispensabile, per farla andare come vogliamo noi. Quindi adesso stiamo lavorando per aprirla, fare una forma più coerente con le preparazioni dell'epoca. Soprattutto non la facciamo a favore di vento, ma la stiamo facendo contro vento, così i carburatori non ricevono troppa aria ma se la vanno a prendere da sotto la presa d'aria, in questo modo qui. Pensiamo che sia la modifica migliore e credo che sia l'unico modo per far respirare il motore come merita. Tanto così? Sì. Ok. Qui ci aggiungiamo ancora... Però vedi quello che dico io, che se seguiamo la linea del cofano così,
non siamo in linea con i carburatori. Secondo me deve essere in linea la finestra con i carburatori. Perfetto! Chiediamo più che possiamo. Al rallio, non so come definire questa strada, è un casino, difficilissima, piena di buche, ma chiusa al traffico e non è male poter guidare un 127 come questo su una strada di montagna chiusa al traffico, è un po' il sogno di tutti e eccomi qui che lo vivo per voi o con voi. Oh. Siamo completamente esposti agli elementi, la macchina calpita, è un bel demonio, chiaramente non abbiamo rodato nulla, o almeno i freni andrebbero rodati un po', quindi magari queste primissime curve le facciamo più tranquilli e vediamo dove ci porta il vento oggi. Il freno a mano idraulico, ne vogliamo parlare? Così si fa, così si fa.
Vai piccolina! Già da subito! Wow! Per un piccolo 1050! Oh! Se freni curva si alleggerisce subito dietro e inizia a scattare un po', ma è bella perché è tutta pesante davanti, quindi riesci a contenerlo. Oh! Qua bisogna passare a un millimetro da ogni buca e sperare bene. Si alleggerisce un po' dietro quando freni forte, anche se adesso sto ancora frenando abbastanza leggero. Già si sente questo tipico comportamento della 127 che in realtà io adoro, che ricorda un po' tutte le grandi trazioni anteriori come 106 Integra, 156 Clio, una lunga tradizione di trazioni anteriori che hanno fatto divertire il mondo intero per anni e anni. Chiaramente non ci sono protezioni, non ci sono guardrail, non c'è nulla. Oh! Capito che intendo? Bisogna andarci molto piano anche perché è umido. È molto umido. Bella! Non è facile come sembra. Sono un centinaio di cavalli. Questo è vero, ma vi assicuro, tira degli scoppi, vi assicuro che su una strada come questa, viscida, umida, che non conosco, basta e avanza a sentire quel bel brivido che piace a chiunque ama le macchine veloci e le corse e i rally. Bella, bella. Alessandro anche qua ha fatto un bel capolavoro. Se passi veloce sulle buche le senti meno, quindi ci vuole una certa mentalità per vedere le buche accelerare invece che frenare come verrebbe naturale a chiunque. Ci si riesce, la macchina ti dà molta fiducia perché è costruita da Dio, però i limiti sono quelli fisici dell'umidità, della leggerezza del posteriore. Che bello! È giusto, Alessandro aveva insistito per non andare in pista stavolta, ma per far chiudere una strada come questa. E ha fatto bene perché è giusto così. Quando va sotto i giri si sente la suonatura di macchina che vuole girare in alto. E infatti quando va su è una poesia, quando va giù è un po' un incubo. Quando vai su e giù per dei saliscendi come questi e l'assetto lavora come Alessandro ha voluto farlo lavorare, sapendo benissimo che cosa avremmo fatto oggi, si vede tutta la maestria e il motivo per cui continuiamo a collaborare insieme, perché ci capiamo e la macchina lo dice per lui e lo dice per me. Che bella! Quando accetta le marce come dice lei, cambio funziona da Dio. E considerate che Alessandro l'ha dovuto praticamente ricostruire, perché il cambio Y10 GT 1003 in realtà non era esattamente identico, l'abbiamo scoperto dopo. Sento le gomme dietro che iniziano un minimo a rispondermi perché si stanno scaldando un po', siamo a 7-8 gradi fuori, fa freddo, quindi sarà difficile per loro. Ho solo un po' di paura dei rifreni perché si stanno mettendo un bel po' ad accoppiarsi con le pastiglie e è normale, è normalissimo che sia così. Considerate che non sono arrivate le cinture giuste, quindi devo usare delle cinture stradali, che è un po' un controsenso. Faccio molta fatica a fare punta d'acco purtroppo e quindi non riesco a rimboccare le marce come si dovrebbe, e va bene così. E poi che rumore fa, ah. Bella, bella, bellissima. Non ci meravigliamo se 112, 127, 850, 128, tutte queste macchine sono entrate nei cuori di tutti, tutti gli appassionati. Dove la trovi una macchina così economica e umile? Certo, il gruppo 2 non è proprio del tutto economico, che ti fa divertire così, non la trovi.
Che meraviglia. Abbiamo finito? Anche questa è andata. Allora? Va forte. Per averci cavalliato va forte. Sì, eh? No, è bella. Sporcare è bella. L'hai sporcata, quindi vuol dire che un po'... Eh? Ho seguito le tue istruzioni. Un po' l'hai scannata. No, no, è andato più del dovuto. Sì, eh? È bella, è Dimmi bella. Un po', No, d'assetto è fantastica. Lo sterzo qui, è bello. Cioè, qui l'assetto lo senti, Ha lavorato... Deve lavorare. Pure più del dovuto qualche volta, sì. Qualche volta l'ho portato un po' troppo sì, oltre. Eh? Però... L'hai sentita a tampone. Sì, un paio di volte è andata a tampone, ma... Sei già abbassata rispetto a ieri, eh? Vedi che sì. Un po' d'assestamento, tutto nuovo, quindi... No, ma va benissimo. Però dimmi un po'. Copia bene, lo sterzo anteriore. L'unico difetto che ha, ma è del modello, non è della macchina, è che si alleggerisce tanto dietro. Tantissimo. Prime volte sono andato un po' più, subito mi ha rimesso al posto mio, subito, sì, subito. Sì, sì, sì. Però vedi, la differenza dal 127 al 112 è proprio il passo, sì. Che quando ti parte hai la possibilità di addrizzarla. È progressiva. Con la 112, ad esempio, è talmente corta che quando parte è molto più difficile. No, è progressiva. Però è una strada, sono contento di essere venuto qua a Fragonalto perché sta strada qua è proprio... È adatta. Se andavamo in pista ci veniva l'esaurimento, a te che la guidavi, a noi che stavamo lì a sentire il motore sempre nelle stelle, a chi guardava il programma perché con la 127 in pista non è. In definiti qua quasi... invece te la godi proprio tanto. Staremo sui 100 quasi cavalli più o meno. Più o meno sì. Non ha fatto praticamente neanche rodaggio. No, dall'officina a venire qui saranno 12 km quindi. I freni andavano rodati un po'. Sì All'inizio mi ha dato un po' di problemi ma comunque va bene, va benissimo. È bellissimo. Io devo dirti la verità, sarà perché il 127, ripeto, è una macchina che ho nel cuore particolarmente, ma dovessi farmela per me, non cambierei niente. Cioè, no, è bello. È venuta proprio come mi piaceva, spero come piaceva anche a te. Sì, ecco. sì. La presa d'aria un po' così creata all'ultimo momento, improvvisata proprio. Quante ore fa l'abbiamo fatta? Saranno 10 ore fa, 15 Io avevo paura ore fa. Che si scollasse, devo dire la verità. Ah, se non si è scollata oggi non si scolla no, più? No. E vale per tutto il resto della macchina. Non mi dispiace. No, comunque ha funzionato tutto, no? Sì, mi sembra sì. Ora guardiamo se c'è qualche perdita, qualcosa, ma non mi sembra, perché il telo sotto è tutto asciutto, quindi... No, è bella di anteriore, si inserisce bene, tante volte sembra che sta andando oltre, in realtà riprende. La spaziatura del cambio? Ma il cambio va qualche bene. Qualche sale un po', quando sale così... Il cambio va bene, è bello, l'unico problema è che non riesco a farci punta d'attacco perché la pedaliera non riusciamo a metterla come... Servirebbe a me, il pedale del freno rimane sempre troppo in basso rispetto all'acceleratore, però in salita è uno spettacolo. Sì, e poi il cambio l'avete rifatto sì. Per averlo dovuto rifare, insomma, aggiustare. Tre cambi abbiamo dovuto prendere per farne uno. Funziona. E il sedile, dimmi un po', è contenitivo un po', perché sai... Scivoli solo in avanti e indietro. Sì, quando freni. Sì, perché, sì. Anzi, erano talmente nuovi che appena iniziato ero troppo in alto, poi man mano che andavo si è abbassato un po'. E leve? No, però contenitivo. E l'ho fatto un paio di volte, sì, per girarmi, sì, l'ho fatto. Bene, dai, sono contento. Sei contento, te sono contento anch'io, lo Contentissimo. Sai. Ma il colore abbiamo indovinato. È bello, cioè, me lo immaginavo celeste puffo, io chiamo celeste puffo, poi blu adriatico così, sarebbe venuta bella. Però con tutte sti piccoli pezzi, i parafanghi, l'alettoncino nero opaco, è una bilame, tutto, davvero. Cerchi, passaruota, alettoncino, tutto bello. I specchietti, tutto giusto. Gli interni pure sono venuti pure. Non lasciarmela troppo in officina perché se arriva Bugattone, hai già capito. La vendo, che gliela vendo. Se a lui, a lui che gliela te do. La porta via. Te la a lui gliela do. Anche la mascherina con i righini grigi, che ieri sera non eravamo convinti. Invece. No, sta bene. Il baffo. Sì. Per me fa un po' troppo rumore. A te le macchine rumorose piacciono. Mai troppo rumore. Ti si sentiva riecheggiare nella valle qua proprio. Bella. Sporca è più bella. No, meritava un test, diciamo, realistico, Sì. Anche perché in una strada così, con pochi cavalli, fai già fatica, diciamo, a tenerla. Più cavalli di questi oggi, non so, 90 cavalli, quanto lo potrà fare? Vai ma pista. Percepiti 180, Percepiti 180, 200. Quello è bello la strada. Quello è bello. Buchi, tagli, sporco. Sporco, bagnato. Le foglie, bagnato, una curva asciutta, una curva bagnata. Stavo sempre lì, sembrava di stare al limite, poi non stavo andando un cazzo, ovviamente.
No, vabbè, sicuramente, chissà che margine c'è ancora, però... Divertirsi ti diverti, ma poi è quella la chiave di ste macchine. Ora può darsi che da stasera ritorno di nuovo a dormire, perché l'ultima settimana, da come eravamo messi come tempistiche e tutto, dormire ho dormito poco, eh. Un'altra cosa che non avrei mai più pensato, quel colore indescrivibile degli interni. E invece guarda un po' finita, che fa, guarda, che contrasto che fa. La particolarità di questa macchina sarà quella. Io i sedili non li potevo vedere, cioè il colore dei sedili non potevo vedere. Invece guarda un po' adesso che è finita. È perfetto, è unica, nel senso che chi ce l'avrebbe mai il coraggio di fare gli interni di questo colore? No, io non ce l'avrei avuto, sono sincero. Con questi esterni. Però invece è stato un colore azzeccato, sì. Guardiamo un po'. Cuoricino com'è? Quando apri il cofano che vedi quei due, eh? Quei due bambini lì. Bene, da, io sono contentissimo. Eppure io. Bene, meno male. Dai, dormi qualche settimana. Ora poi, dormo. Che poi ti richiamo. Prenditi le ferie. Mi prendo ferie. Fammi passare un bel Natale. Esatto. Almeno. Dai, ti chiamo al Capodanno, vabbè. Ale. Sono contento, da. Grazie. È sempre un piacere.